BIM ed Eco Bonus 110%. Come il BIM può aiutare noi progettisti a riprodurre tutto ciò che serve, tutte le scartoffie che servono per arrivare agli elaborati tecnici dell'Eco Bonus. Allora, se sei un progettista, quindi questo video è rivolto prettamente ai progettisti, e ti trovi nei meandri dell'Eco Bonus di cui tanto si parla in questi tempi, potrebbero esserci, anzi esistono alcuni strumenti di progettazione che assolutamente migliorano la tua vita. Perché dico questo? Perché già l'Eco Bonus ci si prospetta come qualcosa di sufficientemente complesso, perlomeno dal punto di vista normativo, poiché ci sono tante questioni e tante variabili di cui tener conto quando ci si approccia a una cosa del genere. Il cliente viene da noi tutto convinto che si può rifare tutta casa in maniera completamente gratuita, in realtà poi scopre che le cose sono ben diverse, quindi che almeno devo aumentare la classe energetica, due classi energetiche, le prestazioni del suo edificio, che non è così semplice aumentare di due classi energetiche. Non tutti i tipi di edifici si prestano a tutti quegli interventi che servono per l'aumento delle prestazioni energetiche, come per esempio il cambio di infissi, il cambio della caldaia, pompa di calore, isolamento e così via, pannelli solari, eccetera, eccetera. Questo non è un video in cui ti spiego l'Eco Bonus, è un video in cui ti spiego come rendere la tua vita all'interno dell'Eco Bonus più semplice attraverso i giusti strumenti. Allora, mettendo da parte l'aspetto di conoscenza normativa, che va ovviamente studiata se lavori con l'Eco Bonus, quindi devi conoscere ovviamente la normativa al riguardo, lavorare con il BIM anziché con il CAD potrebbe significativamente fare la differenza, anzi fa significativamente la differenza tra una giornata di lavoro relativamente serena e una giornata di lavoro che si conclude con una bellissima nottata di lavoro. Quindi, siccome immagino che ci tieni al tuo sonno e ci tieni a tornare ad un'ora decente a casa, ti spiego in che modo la progettazione BIM ti aiuta nella progettazione in generale, perché sia che parliamo di Eco Bonus, sia che parliamo di una ristrutturazione ordinaria piuttosto che straordinaria, sempre di modifiche ad un edificio esistente stiamo parlando generalmente. Che cosa si va a fare in sostanza con l'Eco Bonus? Si va a migliorare le prestazioni termiche della parete perimetrale, quindi si va ad inserire laddove è possibile un cappotto, si vanno a sostituire gli infissi e si vanno a migliorare gli impianti attraverso la sostituzione, qualora ci fosse, di una caldaia con una pompa di calore, con altro, e quindi bisogna fare anche, laddove è necessario, delle modifiche all'impiantistica interna idraulica dell'appartamento o dell'edificio in questione. Si vanno a mettere dei pannelli solari laddove possibile in terrazza, sulla strico solare, e quindi anche lì c'è tutta una parte di impiantistica, di capire dove far passare questi benedetti nuovi tubi nei caveri e nelle disponibilità dell'edificio. Tutto questo da che cosa parte? Come in ogni progetto, parte da un ottimo rilievo dello stato di fatto, perché sappiamo benissimo che se un isolamento a cappotto per rientrare nell'Eco Bonus deve necessariamente, o a cassetta, laddove fosse, insomma, deve rientrare anche in un tot di percentuale, quindi non basta fare 10 cm quadrati di isolamento a cappotto o di isolamento della parete perimetrale per rientrare nell'Eco Bonus. Ovviamente ci deve essere una certa percentuale rispetto alla superficie completa dell'edificio. Quindi innanzitutto dobbiamo conoscerlo questo edificio e capire dove poter andare ad installare in maniera più consona determinati impianti piuttosto che i componenti di isolamento. Allora, per fare un'ottima gestione di tutto questo, il metodo BIM è quello che nettamente ti migliora la vita rispetto al CAD. Che vuol dire che non sei più tu a doverti computare manualmente e a disegnare, diciamo, anche se comunque poi di fatto la progettazione 3D dell'edificio va fatto, ma è il computer che ti aiuta, o meglio è la progettazione BIM attraverso Revit, che è il software dell'Autodesk in questione. Questo che vuol dire? Che
Intanto proprio il disegno dello stato di fatto è estremamente velocizzato con tutta una serie di componenti 3D già esistenti dentro Revit. Quindi in maniera molto agevole puoi le stesse quattro linee che dentro AutoCAD sarebbero un muro piuttosto che un pavimento, dentro Revit diventano un elemento 3D corrispondente a una determinata categoria, quindi tetto piuttosto che pavimento piuttosto che muro e così via, con tutte delle informazioni al suo interno, delle informazioni di tipo fisico a seconda dei materiali, quindi puoi indicarne la trasmittanza, i materiali inseriti, di tipo geometrico. È il computer stesso, Revit stesso, che ti dice area, volume, spessore, lunghezza di ogni componente che disegni al suo interno. Inoltre, grazie alla sezione map, quindi alla sezione impiantistica contenuta all'interno di Revit e spiegata dettagliatamente nei miei corsi, puoi tranquillamente disegnare tutta la parte impiantistica in maniera congeniale con gli impianti già esistenti. Quindi se ci sono dei cavelli puoi rappresentarli facilmente e in maniera molto agevole comprendere se gli impianti, gli spessori, i cavelli, le dimensioni attuali dell'edificio consentono o meno quel tipo di intervento. Non sottovalutare affatto questo tipo di supporto, perché già l'eco bonus dal punto di vista normativo dello studio della pratica e della sua fattibilità è considerevole rispetto a una pratica, diciamo, tradizionale, perché ci sono tante cose di cui bisogna tenere conto. Se in più devi calcolare e disegnare anche tutto a mano, senza a mano, io parlo, diciamo, di AutoCAD, che lo consideriamo come l'equivalente di un disegno a mano, e non hai nessuno strumento che ti aiuta a evitare gli errori umani, cosa che invece fa il BIM, di distrazione, perché tutto ciò che rappresenti in una vista, in una pianta per esempio, viene automaticamente rappresentato in tutte le altre, quindi in sezioni, elaborati 3D, viste assonometriche e così via. Se non hai questo tipo di aiuto, vai a complicare ulteriormente il tuo lavoro, mentre invece ce lo dobbiamo favorire il lavoro, che già è abbastanza meticoloso e delle volte, perché no, anche un po' noioso, no? Non sempre tutti gli aspetti della progettazione sono divertenti. Quindi ti invito a valutare seriamente di inserire la progettazione BIM all'interno della tua progettazione, assolutamente non in maniera transitoria, ma in maniera permanente, ma almeno di avvicinarti ad essa e a tutta la parte di computo dei materiali, modellazione 3D e gestione delle fasi, che ti servono assolutamente per l'eco bonus, ma anche per la progettazione in generale, e che è assolutamente avvantaggiata ed aiutata all'interno della progettazione BIM. Mentre col CAD ti devi rimboccare le maniche, fare tutto, tutti i conti a mano, e sperare che dopo 12 ore di lavoro il tuo cervello regga ancora e sia sufficientemente preciso e puntuale e non faccia errori grossolani che poi magari devi pagare con il doppio del prezzo il giorno dopo, quando magari te ne accorgi. Fai una seria valutazione di questo, e se ti interessa sapere qualcosa di più del BIM ti invito a visitare il mio canale YouTube, su cui c'è un'intera playlist dedicata al BIM. Io sono a tua disposizione qualora volessi approfondire il metodo BIM e posso spiegarti come applicarlo in particolare nell'Eco Bonus. Spero che questo video ti sia stato di aiuto, metti un bel like ed iscriviti al canale e io ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!